Buonasera a tutti, pescatori e non benvenuti a una nuova puntata di A Caccia di Nessi, speciale Trota. A caccia di Nessi è tornato. Certo. Parlati troppo presto. Allora, in questa puntata proveremo a pescare le trote. Per i professionisti, io non sono un pescatore, mi piace pescare. Vado a pescare con l'attrezzatura che ho, non ci spendo migliaia di euro e mi piace così. Pescheremo in un laghetto di pesca sportiva. Utilizzeremo due tecniche, a spinning e con la bolognese con il galleggiante. Come esche abbiamo utilizzato le camole. Le trote sono carnivore, mangiano gli altri pesci, quindi sono predatori, e anche tipo vermi come le camole che stiamo usando in questo caso. Primo giorno di pesca, primo lancio e prendo subito qualcosa. L'albero. Questi video servono non tanto per capire cosa bisogna fare per pescare, bensì cosa non bisogna fare. Dopo due ore finalmente il galleggiante va giù. Una trotina così, un portachiavi. Vabbè, è l'inizio, dai. Secondo giorno di pesca. Dopo 3 milioni di lanci a vuoto, finalmente sento qualcosa. Tira, è forte. Bella, bella. Entra. Bella, eh? Una bella trotina, via. Terzo giorno di pesca. Arrivo al lago con il massimo delle aspettative. Poi, dopo tre ore senza pigliare niente, mi ridimensiono. Provo a pescare in ogni angolo del lago. E già fa ridere così, dato che è tondo. Cioè, nulla, neanche una toccata. Mi manca una sola postazione. Stiamo andando praticamente dall'altra parte del lago. In fondo al lago, dove non ci va mai nessuno, perché è una delle zone meno pescose. Ma io quel giorno, nonostante le pressioni, tanto non se ne piglia oggi, fatene una ragione, decisi di provare. Proviamo a fare un lancio. Non parcheggio nemmeno la macchina, proprio perché volevo solo fare due lanci a spinning. Il primo lancio decido di farlo con lo spoon. Con questo spoon. Fermati. All'inizio non sento niente. Decido di cambiare esca. E metto lui. Ragazzi, lui. Questo sciaddino minuscolo, che io utilizzo prevalentemente per pescare le spigole in foce. Quello che è successo dopo non me lo sarei mai aspettato. Oh, in diretta, ragazzi. Porca miseria. Il problema è che non ci sapeva il retino. Sicché via, a corsa a pigliare il retino. Guarda che bestia. Questa è veramente... Oh madonna, guarda, guarda. Porca. Sì. Che bestia. Non avevo mai preso una trota così grossa. Era 68 cm per 3,5 kg di peso. Sarmone, per me è grossa. Anche perché è il primo anno che pesco questi pesci, quindi... Datemi un po' di soddisfazione, dai. Anche in questo caso la pesca mi ha insegnato una cosa importantissima. Anche se una persona non ha talento, perché io di certo non ho talento a fare questo genere di pesca, con la giusta determinazione e la costanza è possibile raggiungere l'obiettivo.